Lascio adesso la parola a Ilaria Piccolo, c'è il microfono lì. Ricordo dell'Assemblea Capitolina, gruppo del Partito Democratico e anche componente della Commissione Ambiente. Grazie, buonasera a tutti. E oggi devo dire, vorrei partire dalle parole di Isabella che mi hanno riportato alla passata consigliatura, che è stata una vicenda vissuta politicamente, ma soprattutto personalmente in maniera complicata. E mi ha ricordato che insomma, avevamo speso molte energie e che abbiamo anche pagato, insomma, sicuramente per iniziare un processo sul lungomare di Ostia. Detto questo, insomma, niente, ma andiamo avanti. Adesso ci troviamo all'opposizione con il governo 5 Stelle, che ovviamente su Ostia ha avuto un grandissimo successo. Non so se riusciranno a capitalizzare questo successo perché mi sembra che siano un po' privi di idee. E dico questo perché nelle commissioni dove sono, a parte ambiente, lavori pubblici e trasporti, non si fa il lavoro delle commissioni. Insomma, è per loro un'occasione di studio di quello che è la macchina amministrativa, ma sostanzialmente nelle commissioni non stanno lavorando, non stiamo producendo assolutamente nulla. E anche l'Assemblea Capitolina non sta producendo nulla. Abbiamo fatto la delibera sul bilancio perché quello è un atto più dovuto che altro, quindi l'abbiamo fatto. Dopodiché hanno presentato due delibere e l'hanno entrambe ritirate, quindi 8 mesi, 0 delibere. Siccome l'amministrazione parla per atti, vuol dire che l'amministrazione non sta parlando e quindi non si sa bene che cosa si stia facendo, né in generale né tantomeno su questo quadrante o sul lungomare. Ho sentito delle cose estremamente interessanti. Ringrazio il presidente del WWF Litorale per l'esposizione, anche la professoressa. Devo dire che insomma, sono stati i contributi, anche Mare Libero e tutti i contributi che sono stati dati qui sul palco. Che cosa possiamo fare? Sappiamo che la regione è andata avanti e che comunque il Comune di Roma, attraverso risorse per Roma non partecipata, sta portando avanti il lavoro sul nuovo PUA, quindi direi che oggi è il momento di farti sentire, dare un indirizzo politico, dare un indirizzo a questo strumento urbanistico che stanno predisponendo. Le azioni che sono state presentate nella presentazione mi sembra che sia un punto da cui partire, perché comunque sia dobbiamo credere la diversità che abbiamo noi sia non solo unica ma che vada tutelata. E questo un po' però si deve anche sposare con quello che poi è la storia del litorale, quindi forse non tutto va buttato giù, un pezzo va conservato anche a memoria di quello che è stato, non l'85%, siamo d'accordo, però forse un pezzo va tutelato e va tutelato sia l'ambiente sia anche chi ha fatto degli investimenti, che come diceva anche Isabella, non è che stiamo parlando tutto è male, tutto è cattivo e dobbiamo provare come coniugare questo. Credo che, abbiamo parlato con Agostino diverse volte, la strada per tutelare questi diversi aspetti e metterli insieme sia definire che cosa vogliamo fare su ogni parte. Diciamo, poi stabiliremo cosa, che cosa vogliamo fare sulle nostre spiagge, quindi se dedicare quella parte magari vicino all'ospedale ai bambini, adesso dico veramente insomma, vado per ipotesi, questa parte che magari è vicino al mercato possiamo pensare che c'è più una popolazione avanti con l'età e quindi dedicare degli spazi per loro. Questo credo che sia un ragionamento come il chilometro che ci suggeriva giustamente l'esperienza universitaria, un qualche cosa che ci porta diciamo, a tenere un po' tutto insieme. Credo che sia questo. Come possiamo farlo? Allora, se Risorse per Roma sta lavorando al PUA, e adesso è il momento di mettere insieme un atto di indirizzo politico. E siccome credo che non possa venire dalle commissioni, anche perché ve lo dico con sincerità, quando noi dell'opposizione tutti chiediamo che venga fatta una commissione, e l'abbiamo visto in diverse occasioni, non la fanno, cioè proprio ci ignorano. E non grazie, ti ringrazio, vedremo presente il tuo, e finisce lì. E si fanno le riunioni segrete, quindi diciamo questa trasparenza, noi la viviamo male perché non la capiamo bene dov'è questa trasparenza, quindi direi che potremmo preparare, il municipio non c'è, speriamo che ci sia a breve, comunque degli atti
che rappresentino tutte le forze che vogliamo mettere in campo, da discutere in ala di Giulio Cesare, perché quello è il luogo deputato a tale fine, e però con una partecipazione. Perché una partecipazione? Perché tutte le forze che sono state qui rappresentate, sommate, sono di più degli interessi dei singoli concessionari. Forse sono meno forti perché sono più sparpagliate, ma sono tante. Messe insieme sono la forza, l'unica credo arma che abbiamo per abbattere il lungo muro. Non c'è altro, quindi è la cittadinanza attiva. Allora la cittadinanza attiva la dobbiamo portare però nelle sedi giuste, perché se no non hanno una risonanza tale da dire guardate che la maggior parte delle persone vuole questo, non quello. Quindi lavorando in questo senso penso di possiamo riuscire a dare un contributo. Io sono soltanto un braccio operativo della commissione e dell'aula di Cesare, ma se non siamo tutti insieme né io posso fare altro molto né qualsiasi altra forza politica, cioè dobbiamo essere numericamente più forti, siamo numericamente più forti, questa forza la dobbiamo trasformare in atti amministrativi, perché questo è, e anche cercare diciamo rappresentare questa forza ci dà credo l'unica chiave affinché il nuovo PUA non venga, come dire, messo nel cassetto come quello vecchio, perché le regole ci sono, non vengono rispettate, tutti ci chiediamo perché. Allora dobbiamo evitare che il prossimo PUA sia qualche cosa di diverso, ma che sostanzialmente il risultato sia esattamente lo stesso, e credo che ci dobbiamo far sentire che siamo di più. Tutto qua. Grazie Ilaria, intanto vi ricordo, sì, bene. E intanto vi ricordo che c'è la petizione da firmare qui fuori al banchetto. Oltre a questo c'è la possibilità di rinnovare o farsi la tessera del Partito Democratico e dei Giovani Democratici, per chi vuole insomma anche in ottica locale aiutarci a portare avanti questa battaglia come tante altre. E invece proseguiranno i lavori del forum Mare e Fiumi, chi fosse interessato a essere introdotto nella mailing list per le prossime convocazioni. Adesso lascio questo foglio e fuori si possono lasciare anche i contatti rispetto a questo.